Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. In tutto questo tempo di recensioni di bevande energetiche, dove ne ho assaggiate tantissime, da tutto il mondo, di tutti i marchi, mi sono scordato un energy drink essenziale. Possiamo definirla la regina delle bevande energetiche, dato che è l'apoteosi del tutto. Certo, l'ho illustrata brevemente in un video che ho realizzato diversi anni fa, però parlavo più della mia storia con quella bevanda. Ragazzi, oggi siamo nella vera recensione dedicata alla Red Bull, perché ragazzi, questa qui io non l'ho mai recensita come si deve. Certo, ho provato la zero zuccheri, ho provato quella nel formato più grande, ho provato quella in bottiglia. Insomma, ho provato diverse Red Bull standard. Però questa qui, nel formato standard 250 ml, mancava alla lista della collezione di recensioni. Detto questo, quindi ragazzi, mi raccomando, per non perdervi nessuna novità, non esitate ora a supportare i miei video con un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci tengo tanto. Ragazzi, come ho potuto dimenticarmi di recensire la Red Bull Standard? L'ho provata in un altro formato, in altre versioni, ma ragazzi, questa qui effettivamente non l'ho recensita per davvero. Ne ho parlato in maniera molto blanda raccontando la storia, ma non mi sono focalizzato sul gusto e nemmeno sul design. Questa, ragazzi, è una lattina di Red Bull, la conosciamo tutti, è famosissima in tutto il mondo. Abbiamo questo fondo bicolore praticamente alternato. Abbiamo i due riquadri blu e poi in contrapposizione quelli color alluminio, tutto quanto metallizzato. Al centro abbiamo il logo Red Bull, ovviamente molto minimale, ma ben chiaro e definito. Il motto lo conosciamo, stimola corpo e mente. Tra l'altro il dettaglio troviamo praticamente il toro inciso sulla linguetta. Sul retro abbiamo la tabella dei valori nutrizionali, la trascrizione degli ingredienti. Ricordiamoci che è una bevanda energetica con elevato tenore di caffeina, perciò non è raccomandata ai bambini durante la gravidanza o l'allattamento. Contiene 32 mg di caffeina ogni 100 ml. È da 250 ml il suo formato. Mi chiedo ancora, dopo diversi anni di recensioni, come abbia potuto dimenticarmi la Red Bull Standard. Quindi dai, la recensiamo sul serio e ne parliamo in maniera più tecnica, anche perché secondo me ha un senso concreto e materiale, dato che non mi ci sono focalizzato più di tanto. Ragazzi, video alternativo. Il gusto della Red Bull ormai lo conosciamo, io la adoro perché ragazzi, nonostante venga venduta in commercio in un formato prettamente ridotto, poi sì, io ho illustrato anche il formato più grande, quello da 355 ml, però ragazzi questa è buona da gustarsi fresca e soprattutto con intensità. A differenza delle imitazioni, ragazzi, capiamo che è Red Bull perché è forte, decisa, concentrata. Il suo sapore di guaranà è inconfondibile, lo si conosce molto bene. Al palato lo percepiamo veramente tanto, tanto intenso. Non è un sapore allungato, non è un sapore blando, ma è concentrazione pura. D'altronde, come tutti i tipi di Red Bull. Percepiamo densità al palato, quindi è un sapore di guaranà abbastanza dolciastro, abbastanza contrastato direi, ma molti può anche non piacere, però è un gusto singolare, ok? Un gusto fragoloso, come molti lo definiscono, però di fatto nel concreto in realtà l'essenza è quella del guaranà, la bevanda di base sa di guaranà. Densità assoluta, ragazzi, una concentrazione senza uguali rispetto ad altre bevande spicca proprio per questo motivo, perché è molto forte e concentrata. Che dire, ragazzi, anche la recensione della Red Bull che mancava in collezione l'abbiamo fatta. Un'altra recensione che andiamo ad aggiungere alla nostra lista infinita di energy drink. Detto questo, non esitate ora a supportare i miei video con un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!